Oggi vedremo le regole di Alhambra, che è ormai un classico che ha vinto lo Spiel degli Jahres nel 2003 ed è ambientato proprio nella famosa residenza spagnola, famosissima per la sua bellezza, per i suoi giardini e per i suoi palazzi. Ogni giocatore è un architetto che deve sviluppare la propria Alhambra partendo dal cortile centrale e costruendo i palazzi più belli. Allora, per il setup bisogna mettere tutte le tessere nel sacchetto e pescarne quattro che vanno collocate su questo tabellone. Ogni giocatore prende un cortile su cui piazza una pietra del proprio colore e l'altra pietra metterà all'inizio del cammino segnapunti ad indicare il proprio punteggio. Prende inoltre un tabellone riassuntivo dove terrà anche le tessere di riserva. Le carte vanno prima di tutto segnate ai giocatori. Stop un attimo. Ad ogni giocatore vengono assegnate delle carte dell'arma iniziali. Si pesca casualmente finché il valore totale non raggiunge 20. 14, 20, 6, 11, 15, 21. Queste saranno le carte che il giocatore ha inizialmente in mano. Altre 4 carte vengono scoperte e poste al lato del tavolo. Le restanti carte vengono divise in 5 mazzetti. Sopra il secondo mazzetto andrà la carta prima valutazione e sopra il quarto la carta seconda valutazione. Poi verranno impilate una sopra l'altra. E questo formerà il mazzo di carte da cui pescare. I giocatori prendono le carte in mano che terranno segrete. Durante il proprio turno i giocatori avranno un'azione a scelta tra le tre possibili. La prima azione è pescare carte denaro. Il giocatore prende una carta denaro, la prende in mano e ne riprende un'altra dal mazzo e la rimette al posto di quella presa. Un giocatore può prendere anche più di una carta denaro se la somma delle carte prese è minore o uguale a 5. In questo caso potrebbe prendere quella da 3 e quella da 1, oppure quella da 5 oppure quella da 9. Il colore delle carte in questo momento non conta. La seconda azione possibile è acquistare tessere. Per acquistare tessere bisogna pagare le monete, giocandole dalla mano, del colore corretto. Ad esempio, per comprare questa tessera occorrono 9 monete di colore verde. In questo caso io potrei pagare dalla mia mano 9 soldi verdi per comprare questa tessera. Le tessere acquistate devono essere piazzate nella propria Alhambra. Adesso esponiamo le regole di piazzamento. Una tessera non può mai essere invertita, deve essere sempre nel verso giusto, quindi non può mai essere girata, in nessun caso. Una tessera deve essere collegata ogni volta ad altre tessere, se non c'è il muro, con la parte che non c'è il muro, oppure la parte con il muro con un'altra parte con il muro. Inoltre, la terza regola è che ogni casella della propria Alhambra deve essere raggiungibile dal centro. Facciamo alcuni esempi di piazzamento. Questo piazzamento è corretto, perché la parte senza il muro coincide con la parte senza il muro e dal centro si può arrivare alla tessera piazzata. Questa tessera non è piazzata correttamente, anche se il muro corrisponde al muro, perché in nessun caso si può arrivare alla tessera piazzata partendo dal centro. Questa tessera potrebbe essere piazzata invece in questa maniera, ma non in questa, perché il muro coincide con la parte senza muro. Se una tessera appena acquistata non può essere piazzata, verrà messa nella riserva. Che cosa serve una tessera in riserva? Con la terza azione si può modificare la propria Alhambra con una delle tre azioni possibili, o prendendo una tessera Alhambra e mettendola in riserva, o prendendo una tessera in riserva e mettendola dentro l'Alhambra, o scambiando due tessere tra Alhambra e riserva. Queste tre azioni il giocatore ne può effettuare una sola. Però c'è un'eccezione: se acquistando una tessera il giocatore la acquista pagandola con il denaro esatto, quel giocatore ha diritto a un'altra azione immediatamente e quindi continua il suo turno. Infatti, quando si compra una tessera, si può comprare con un numero di denari equivalente o superiore, però non si ha mai indietro il resto. Quindi, se io compro questa tessera arancione con 9 monete arancioni, non prenderò resto e finirò il mio turno. Se invece compro questa tessera con una moneta verde e la pago esattamente 9, il suo costo senza nessun avanzo, potrò
potrò giocare un altro turno e fare un'altra azione, quindi prendere monete, comprare un'altra tessera oppure scambiare la Lambra. Al termine del giocatore, le tessere comprate vengono ripescate dal sacchetto e il turno passa al giocatore successivo. Questi turni si susseguono fino a che dal mazzo non viene scoperta la carta prima valutazione. A quel punto c'è un conteggio e qui vediamo come si fanno i punti. Per fare i punti, il primo modo è avere la maggioranza di edifici di un colore. Ogni colore, sulla tessera ripilativa, indica quanti punti dà. Il viola nella prima valutazione darà 6 punti, il verde 5, il bianco 4 e così dicendo. Chi ha più tessere di color viola prende 6 punti, il secondo, chi ha più tessere verde prende 5 punti e così via. In caso di pareggio i punteggi vengono divisi. Ad esempio, se due giocatori pareggiano con il viola prenderanno 3 punti a testa. Durante la seconda valutazione verrà premiato il primo e il secondo con punteggi diversi, ad esempio il primo prenderà 13 e il secondo 6 in ogni colore. Quando la seconda valutazione avviene quando viene pescata la carta seconda valutazione. Oltre a questo ci sarà un'ultima valutazione che verrà effettuata quando finiranno le tessere nel sacchetto, ossia non saranno più sufficienti per ripiazzare qui nella Lambra e si assegnano i punti alla terza valutazione, ma questa la vedremo tra poco. Oltre ai punti per la maggioranza nei vari colori, si assegneranno dei punti per il muro più lungo consecutivo, ossia la serie di mura collegate fra di loro più lunga tra quelle della Lambra. In questo caso, ad esempio, io prenderò 1, 2, 3 punti. Questo non è un muro collegato e quindi non darà punti. Stessa cosa, in questo caso avevo un muro da 2 qui, un muro da 1 e un muro da 3. Il muro più lungo è da 3, quindi mi darà 3 punti addizionali. Questi vengono sommati ai punti presi per le maggioranze negli edifici. Durante l'ultima valutazione, quando le tessere finiscono, le tessere che sono rimaste qui verranno assegnate a chi ha in mano il maggior numero di monete del colore corrispondente. Se ad esempio il gioco finisce così e non ci sono più tessere nel sacchetto, la carta sul denaro arancione verrà assegnato a chi ha più denaro arancione in mano. La carta verde è la stessa cosa, la carta blu è la stessa cosa. Al termine della partita, chi ha raggiunto il punteggio maggiore è dichiarato il vincitore. Oggi la nuova resistenza in cosa consiste? Ecco l'appello ai giovani di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato, di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, oggi ci vuole due qualità, a mio avviso, cara amica. L'onestà e il coraggio. L'onestà... Bravo! L'onestà... L'onestà. E quindi l'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti. Prima di tutto, la politica deve essere fatta con le mani pulite. Non ci possono essere, se c'è qualche scandalo, bravo Sandro. Se c'è qualcuno che dà scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato senza mezzi.